In questa puntata ci occupiamo delle emozioni. Che cosa sono le emozioni? Ecco, le emozioni sono impulsi a reagire, ovvero tendenze automatiche e in quanto tali non vengono ragionate. Sono istinti modulabili, cioè le emozioni possono essere gestite, contenute attraverso l'esperienza. In questo senso genitori ed insegnanti dovrebbero guidare il bambino in questo percorso di conoscenza di se stessi. Reazioni fisiologiche sono le emozioni, ossia prevedono un'attivazione del sistema nervoso e sono quindi trasversali a tutti. È necessario conoscerle per una crescita sana ed equilibrata come influenzano le emozioni l'apprendimento. Prima di tutto bisogna lavorare sulle emozioni, diventando consapevoli di se stessi e del proprio vissuto. Questo serve ad avere un rapporto migliore con se stessi e con gli altri. Le emozioni devono essere condivise, esprimere l'emozione è fondamentale per imparare a modularle, così che non diventino distruttive e anche in classe appunto si possono fare dei lavori su questo. Inoltre è importante distinguere i diversi stati emotivi. Alcuni studiosi propongono un vero e proprio corso di alfabetizzazione emozionale in cui insegnare ai bambini e ragazze a distinguere le diverse emozioni e questo è un altro progetto importante che si può fare in modo particolare nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado. Il corso completo per insegnanti lo trovi sul canale YouTube di Assonina, l'Associazione Nazionale Italiana delle Neuroscienze Applicate. Inoltre associati ad Assonina sul sito assonina.it per la tua formazione permanente sulle Neuroscienze Applicate e contattaci per attivare progetti educativi nella tua scuola. Ti aspetto nel prossimo episodio.